Siamo a Piano Paradiso, andiamo dal cuoco contadino, intanto guardate qua, che belle caprette che stanno tenendo tutto pulito il prato, automazione 4.0, top. Siamo nell'orto di Beppe Zullo, Come prendevo per il l'orto dito, tutto bene. contadino. Occhio. Non l'ho visto. È solo che mi devo trasferire Orsara. C'è una striscia di... Almeno, questo è il periodo estivo, da aprile. Bella ragazzi, guardate qui che sorpresa che ho. Sono con il famoso cuoco contadino e ha avuto questo grande intuito di invitarmi qui nel suo orto privato, qui insomma inventa un po' tutte le sue ricette segrete e niente, che bello, dai, ci Beh, racconta un po' è un del piacere anche territorio. perché l'amico Leonardo è ecco, un appassionato, un amante, Esatto. come potrebbe dire qualcuno, erba lovers, Ecco. delle piante spontanee, dei frutti spontanei. E l'ho fatto fare un giro in questo spazio in cui abbiamo le nostre erbe aromatiche e non solo, perché abbiamo, ecco, l'orto, abbiamo il peperone, abbiamo pomodoro, abbiamo le bietoline, abbiamo la borragine, abbiamo il basilico, abbiamo tutto quello che ci serve per campare. Avere un Esatto. orto vuol dire avere vita, avere un orto vuol dire non morire mai di fame. Oh, Ecco. intanto io volevo fare i complimenti all'amico Leonardo perché lui sta portando avanti questo bellissimo progetto della quale, come dire, mi fa felice perché trova, Piantaland. mi fa felice perché è uno che, come un giovane che si dedica a queste cose, vuol dire che un futuro per noi c'è. E come dice sempre Beppe Zullo, the future is the nature. Il Ecco. progetto si chiama Plant Land, che è una cosa strepitosa, una cosa straordinaria. Seguitela Leonardo e veniteci a trovare per avere un'esperienza straordinaria. Esperienza anche di piatto da Beppe Zullo che ha un sacco di prodotti che arrivano dalla terra. Benissimo ragazzi, saluti, ciao da Piantaland e da Beppe Zullo, ciao! Ciao, ciao, ciao a tutti.